Ciao a tutti ragazzi, sono Francesco Cilona e oggi vorrei portarvi un nuovo video, anche questo penso molto interessante, trattando di tool come il Quadro, l'opzione Make Live, le booleane. Sono dei tool e delle opzioni che utilizzo continuamente per realizzare i vari pezzi, hard surface, delle cose che faccio. Quello che state vedendo è il character del designer, devo andare a leggere il nome, Alexander Ignatov, non l'avrò mai pronunciato bene. Design molto figo, sta prendendo parecchio tempo, comunque penso stia venendo anche bene. Oggi proveremo a realizzare questo pezzo e come vi ho detto, questa spalliera, come vi ho detto, utilizzeremo i tool come il Quadro, il MacLive, eccetera, eccetera. Quindi andiamo su una scena nuova e cominciamo subito a farlo. Perfetto, cercherò di essere il più veloce possibile, quindi probabilmente non verrà identico al pezzo precedente, ma non è quello l'importante. La prima cosa da fare è creare il nostro cubo, lo andiamo a smutare anche 3 volte. Eliminiamo la history e la prima cosa da fare è andare con un deformatore chiamato SCAT a gonfiarlo. Lo andiamo a gonfiare perché il cubo smutato di base non è perfettamente cilindrico, cioè sferico, scusate. E quindi, come potete vedere, deformandolo e riempiendolo aumenta la sfericità dell'asset. Ok, adesso che l'abbiamo così, andiamo a smutarlo anche altre 3 volte, forse 3 sono tante, 2 volte, e eliminiamo la history. E il nostro primo pezzo è fatto. Ora dobbiamo andare a creare il pezzo con cui andremo a sottrarre la parte di mesh in più che non ci serve tramite le booleane. Utilizzeremo la booleana difference. Ok, il concept ha più o meno questa forma. Oh, sto usando la gomma. Più o meno questa forma. Quindi andremo a realizzare questo pezzo. Partiamo da un cilindro. Ce lo portiamo in alto, lo ingrandiamo. Ruotiamo, mettiamo per adesso 12 e andiamo a cancellare le facce che non ci servono. Damn, c'ho la simmetria attiva. Andiamo a cancellare le facce che non ci servono e abbiamo questo pezzettino. Ora estrudiamo qua, estrudiamo così e poi in realtà nel concept ci sta una sorta di forma del, una sorta di cosa così, quindi proviamo a replicarla. Ok, questo è il pezzo che ci interessa, aumentiamo le suddivisioni un attimo e andiamo di nuovo ad aumentare le suddivisioni. 3, va benissimo. Ok, ce lo mettiamo in posizione sul right view questa volta, solitamente lavoro sulla X, però va bene, perfetto. Quindi questa è tutta la parte che dobbiamo eliminare tramite la nostra mesh. Una cosa importante da sapere è che le booleane, potrebbe sembrare stupido, ma io ci sono arrivato un po' dopo, le booleane vanno ad escludere ciò che sta nella parte delle normali negative del piano. Quindi in questo caso noi andando a fare la difference salveremmo questa parte che non ci interessa andando ad eliminare lei. Quindi la prima cosa da fare è reversare le normali. Adesso che siamo così, eliminiamo la history, Alt Shift D, la shortcut, selezioniamo lui, Mesh Boolean Difference. Ok, adesso abbiamo la nostra forma base, ma come potete ben immaginare è inutilizzabile. E in questo momento entrano in gioco il live e il quadro. Cosa fa il live? Innanzitutto è questa iconcina qua. Noi andando a cliccare la nostra mesh e lei, facciamo in modo che tutte le azioni che faremo saranno quasi totalmente collegate a questa mesh. Cosa significa? Che se io vado a creare adesso un piano e lo andassi a muovere, come potrete vedere, è completamente incagliata a questa mesh. A meno che io non la prenda dalle assi, è più libero. Però ad esempio se io andassi a prendere così dei vertici, come potete vedere, si incaglierebbero, cioè anche loro sono costretti. Questo è il MacLive, questo è quello che fa il MacLive. E adesso andiamo a utilizzare il quadro. Il quadro che cos'è? Ti permette di creare dei punti,
dei poligoni, andando a posizionare manualmente i vertici. Non te li fa eliminare tutti una volta che l'hai creato, quindi andiamo a creare il nostro primo e utilizziamo la simmetria, questa volta sulla X. Ok, quadro, abbiamo la simmetria attiva, come potete vedere. Mettiamolo al centro e cominciamo a creare il nostro loop. Il loop farà in modo che questa parte sarà collegata a questa. Ok, quindi andiamo a eliminare. Questo qua adesso che abbiamo almeno una faccia possiamo fare, lascia eliminare. Andiamo a creare il nostro loop. Cercherò di essere super veloce, non verrà precisissimo. Vorrei evitare di fare video lunghissimi che annoiano le persone che magari sono venute qua esclusivamente per capire come cazzo funziona il quadro. Scusate la volgarità. Quindi, ok, importante, non starò a spiegare i comandi del quadro. Comunque, se voi a sinistra cliccate due volte sull'icona per vedere i tool setting, qua ci sta il keyboard mouse shortcuts e qua vi spiega tutto quello che dovete sapere. Molto molto potente questo tool, a volte funziona un po' come dice lui, però di base è molto potente. Ok, andiamo. Adesso facciamo salire qua la nostra mesh. Come potete vedere, non sono per niente preciso, non importa perché poi andremo ad utilizzare un'opzione molto figa che ci permette di fare il quadro. E in pochi secondi ve la mostrerò. Bene, vado a fare così. Popom, popom, popom. Non so se il sound effect sia necessario, comunque non fa niente. Andiamo a creare così. Qui probabilmente ho messo un edge in più, quindi lo andiamo a eliminare. Forse più che un edge in più, ho messo un edge in meno, comunque. No, cerchiamo di recuperarlo, quindi facciamo così, così. Come potete vedere sono andato super super velocemente, non facendo nulla di preciso, semplicemente perché adesso posso utilizzare il relax integrato al quadro, tenendo premuto Shift e con il tasto sinistro premuto possiamo andare a distribuire un po' meglio i poligoni. Se noi ad esempio lo andassimo a fare nei bordi, lui cercherebbe di allontanare o comunque di distanziare in maniera equa tutti i punti. Perfetto, come potete vedere, abbiamo finito la nostra bellissima sferetta. Noi abbiamo questa qua che era l'originale. Questa qua che era l'originale, inutilizzabile per una produzione, ma grazie alle booleane, grazie al quadro, siamo riusciti a utilizzare lei come base per avere una mesh molto più clean, molto più pulita e utilizzabile. Quindi adesso che abbiamo finito, possiamo disattivare il live, così questa mesh non è più costretta, la possiamo anche eliminare e ci ritroviamo questo bellissimo guscio di tartaruga. Come potete vedere con il suo loop, quando io parlo di loop, appunto intendo questo, che quando io vado a selezionare le facce, mi seleziona tutte quelle collegate, così so perfettamente che io andando a mettere un edge qua, so perfettamente che sarà tutto bello che è chiuso nel suo sistema. E io adesso che sono qua, potrei benissimo estrudere all'interno, flippando le normali, e potrei andare a fare un bevel così 0.25, così non è troppo duro. E niente, questo è il metodo con cui io ho realizzato la spalliera. Come potete vedere, non è pulitissimo, andando a mettere un blin con le giuste impostazioni potremmo renderci conto che ci stanno certe durezze un po' strane. Comunque, in generale, molto pulito. E per il poco tempo in cui è stato realizzato, penso sia adeguato.
niente, abbiamo visto un bel po' di cose come lo scat, il quadro, il MacLive, le booleane. Niente, non penso vi interessi sapere altro, vi serva sapere altro. Spero che il video vi sia interessato. Se volete iscrivetevi, io continuerò a fare questi piccoli tutorial mirati. Niente, ciao.